La seduta del 29 ottobre. Provvedimenti per le scuole. Concorsi per studenti. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 29 ottobre l'Assemblea ha ricordato con un minuto di silenzio l'ex consigliere comunale di Torino Alberto Musì, morto dopo un periodo di coma in seguito a un attentato, e nel giorno dei funerali il consiglio regionale aveva già aderito al lutto cittadino esponendo la bandiera a mezz'asta. La seduta è poi proseguita con il dibattito e la votazione sui provvedimenti per l'edilizia scolastica e il piano per il dimensionamento delle autonomie scolastiche. In primo piano. La collaborazione con i privati può essere utile per assicurare i necessari interventi di costruzione e ristrutturazione degli edifici scolastici. Questa è la principale novità contenuta nel piano triennale per l'istruzione, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale il 29 ottobre. Nella discussione sulla delibera proposta dalla Giunta per il dimensionamento scolastico abbiamo messo in evidenza come sia necessario rendere meno rigidi alcuni aspetti legati ad esempio al numero degli alunni per le autonomie scolastiche di primo grado, che non può essere calcolato con una media ma deve essere calcolato con un'indicazione sul numero massimo degli alunni consentibili all'interno di un'autonomia scolastica, così come per le scuole materne certamente è necessaria un'integrazione con il sistema scolastico e quindi anche con le scuole paritarie ci deve essere, come dire, confronto e discussione. Trovo quantomeno curioso il comportamento della sinistra che vuole togliere democrazia all'area, se vogliamo, del mondo cattolico che riguarda la scuola. Questo è un modo per avere due facce: da una parte sempre la disponibilità a chiedere consensi, dall'altra, quando c'è bisogno di partecipazione da parte dell'area del mondo cattolico, invece si chiude completamente la porta. Approvato anche il piano di dimensionamento delle autonomie scolastiche, che stabilisce tra l'altro la creazione del liceo sportivo, nuovo indirizzo scolastico del liceo scientifico da attivare in 8 sedi ancora da individuare. Le delibere sono state illustrate dall'assessore all'istruzione Alberto Cirio.